Sì, appunto, ripensando alla prima partita, mi ricordo benissimo, personalmente andavamo a Pesaro e pensavo qua vinciamo, che sono 2 punti per la salvezza importanti, mettiamo in cascina. Invece adesso arriviamo in playoff da terza forza del campionato e sicuramente è un momento della stagione che tutti aspettavano, che tutti abbiamo lavorato per arrivare in migliore forma possibile, sia fisica che mentale. Abbiamo la convinzione di poter giocare in trasferta come abbiamo giocato in casa, non solo perché abbiamo fatto lo stesso numero di vittorie, ma proprio per l'atteggiamento che abbiamo avuto. E quindi c'è grande attesa, c'è grande appunto, voglia di giocare questi playoff, perché sono il momento più importante della stagione, il momento in cui tutti ti guardano, il momento in cui vedi se un giocatore di che pasta è fatto, quindi tutti si vogliono mettere alla prova e tutti vogliono appunto dimostrare quanto è buono abbiamo fatto fino adesso, non vogliamo fare quelli che arrivano ai playoff con la pancia piena, andata bene, andiamo in vacanza prima possibile. Siamo un gruppo che sta bene insieme, che lavora bene insieme, che si esalta nelle vittorie, quindi soprattutto perché tante vittorie le abbiamo raggiunte proprio di squadra, di unione, e quindi arriviamo stracarichi, consci che però ogni partita è fondamentale, ogni pallone può essere decisivo, e quindi anche con grande attenzione, senza farsi trascinare troppo dall'emotività della partita. Abbiamo un vissuto comune discreto adesso, dopo una stagione, non siamo sicuramente una squadra che veda cicli di anni in cui fa stagioni e stagioni, quindi playoff, quindi Coppa Italia, però un minimo di vissuto comune adesso ce l'abbiamo, quindi sappiamo come dobbiamo presentarci per questo finale di campionato. L'ultima per me, qual è la differenza secondo te nell'approccio, almeno che hai visto questa preparazione, anche naturalmente Coach Calvani, anche se non ha vissuto tutti e 5 anni di fila, rispetto ai playoff per esempio con Caserta e con Biella? Se te lo ricordi, quello ci vuol dire. Sì, chiaramente forse meglio se lo dico dopo, per visto che approcciamo Hai le ragione. partite. Però la tesa è tanta, c'è sicuramente più fiducia, perché con Caserta arriviamo da settimi dopo una stagione turbolenta. Questa è la prima stagione delle 5 in cui sono stato a Roma che non cambiamo fortunatamente allenatore in corso d'opera, vuol dire che Marco De Luca, cantante. e quindi sicuramente sono dei playoff diversi rispetto a quelli che ho vissuto a Roma. Però le sensazioni sono quelle giuste, poi chiaro, parole sono sempre quelle più positive, anche quelli di Reggio Emilia fanno le conferenze stampa insieme, ma noi dobbiamo appunto scendere in campo e far vedere che veramente è come diciamo, è come pensiamo, e quindi soltanto con l'energia, con l'aiutarsi, con tutte le cose che ci hanno portato fino a qua. Domande? Buonasera Marco. Sa già che domanda. Allora, no, perché o faccio il mago o ci siamo messi d'accordo prima. Domenica sera ho risparmiato perché volevamo andare tutti a dormire. Comunque, un giudizio sulla prima di Brian Sì. e poi come sta Jones. Non so, un bollettino medico No, rispondo come sta domani. Jones? È carico? È pronto? Bobby Jones, sì, assolutamente sì, come tutti quanti i giocatori della squadra, e non potrebbe essere altrimenti alla Virtus del 2012-2013, perché chi non è carico si chiama fuori da solo. L'entusiasmo è stata una componente importante, come ha anche ricordato il capitano, di quello che è stata la stagione. E quindi assolutamente carico, non credo di ricordare che Jones abbia fatto tanti playoff di Serie A1, e quindi credo che le motivazioni siano mille anche per lui, come del resto per me, per primo per me. E, beh, per quanto riguarda Bailey, credo che si è presentato nel modo migliore, cioè è andato sulla falsariga di quello che hanno fatto gli altri compagni per tanti mesi di lavoro, e cioè che nessuno ha messo il suo ego davanti agli altri. Tutti quanti hanno fatto un passo indietro per cercare di dare spazio a quello che era più utile per la squadra. E Bailey ha fatto la stessa cosa dal primo allenamento, per come si è presentato, anzi direi dalla conferenza stampa, che come sempre lascia il tempo che trova, perché sono parole, poi bisogna associarle e abbinarle ai fatti. Lui ha detto che era un giocatore che si aggiungeva, che la squadra avevano i compagni, avevano fatto
il percorso più importante per raggiungere il risultato che abbiamo raggiunto del terzo posto, e che lui doveva essere solamente un valore aggiunto per dare un contributo per quello che erano le sue qualità e caratteristiche. E così ha fatto, perché dal primo allenamento lui, dalle prime situazioni di attacco soprattutto, ha dato un segnale dove era più disponibile per i compagni che non guardare a se stesso. In più ha un atteggiamento difensivo che piace alla squadra, perché ricalca quello che è il codice genetico della squadra, e quindi direi che ad oggi siamo assolutamente soddisfatti della scelta fatta. E niente, bene.